Siamo con Erasmo Lombardi di Perna. Allora, Erasmo, stavamo dicendo prima con Antonio, una bellissima serata al racconto di una bellissima stagione, di una nuova bellissima realtà come quella di Youshan. Ma sì, abbiamo provato, tu lo sai, viviamo di questi esperimenti mediatici che cerchiamo ogni anno di portare all'attenzione. Quest'anno sembra che ci siamo riusciti perché abbiamo cavalcato un'onda che, come tu sai, non è molto frequente, cioè quella del cercare di unire i movimenti calcistici, le squadre, i tifosi, insomma le società, cosa che insomma soprattutto a livello dilettantistico è molto difficile, proprio perché sono realtà dispersive e c'è poca copertura a livello mediatico e via dicendo. Sembra che ci siamo riusciti. Questa sera abbiamo 5 società, miravamo anche ad averne qualcuna in più, però insomma ci accontentiamo, come primo anno va bene così. Abbiamo dato 5 riconoscimenti, siamo contentissimi, e una cosa che ci tengo molto a dire è che completamente autofinanziata, non abbiamo nessuno sponsor, non dipendiamo da nessuno, è tutto fatto su autofinanziamento, quindi siamo veramente contenti doppiamente. A voi vanno anche i complimenti perché si sono superati un po' quei campanili di zona, e soprattutto vedere i tifosi del Litri solidarizzavano con i giocatori, sì, e lo staff tecnico del Sora, con cui c'è stata magari anche qualche frizione. E forse il momento più bello per lo sport, no? Quello del terzo tempo, arrivato un po' tardi. Ma sì, vedi, ci poteva essere anche Terracina, che come tu sai ha una rivalità storica con Litri, anche sebbene si siano incontrate poche volte in campionati, però insomma tu sai che la vicinanza spesso è scomoda, no? Perché ci si sgomita, e quindi diciamo c'è un discorso atavico di competizione che va oltre l'aspetto sportivo. Quindi noi siamo contentissimi, ripeto ancora una volta, di avere unito società che magari non si erano mai incontrate fuori dal terreno di gioco, con quelle tensioni che spesso fanno parte della parte agonistica, ma che noi preferiamo stemperare davanti a un po' di pesce, a un po' di vino, a una pizza, come abbiamo fatto stasera. Siamo felicissimi per questo. Ti posso fare una domanda che forse non ti aspetti a questo punto, l'ultima mia domanda, visto che tu sei stato protagonista, voce di questa Youshannel, e tu sei stato anche un protagonista di quello che era stato la prima telestretta Gaeta, Telemonte Orlando, hai sentito un po' un ritorno agli albori? Ci sono dei punti di congiunzione? No, direi di no, per un motivo ben preciso, perché la fruizione del web è totalmente differente dal target della televisione. Telemonte Orlando si rivolgeva a una platea differenziata, anziani, giovani, casalinghe, padri di famiglia, ragazzini, perché come tu sai, soprattutto fino al 2008 la televisione vinceva ancora sul web. Adesso la visione è molto più frammentaria, molto più veloce, nessuno guarderebbe una trasmissione che dura un'ora sul web, è pura utopia anche solo pensarlo. Noi abbiamo raccolto questa sfida, siamo riusciti con Pomeriggio Sport in alcune edizioni particolari a toccare cifre incredibili come 20.000 visualizzazioni, cose che danno i brividi, quindi vuol dire che il progetto ha pagato e ripartiamo da qui sperando di migliorarlo. Siamo con Antonio Salone, direttore, editore di Youshannel, una serata celebrativa questa, con dei premi, con dei video, una bella serata vissuta insieme. Antonio, alla fine di una stagione che ti ha visto protagonista soprattutto nel campionato di promozione Girone D, cosa vuoi dire a margine di questa bellissima serata? Voglio dire che purtroppo lo sport, anche in queste categorie dilettantistiche, c'è bisogno un po' di visibilità, perché dà importanza anche a questi ragazzi, li fai crescere, li rendi visivi al calcio professionistico, e può darsi che squadre e società di alto rango visionano e possono arrivare anche loro, secondo me. Antonio, tu ci metti principalmente il cuore in quello che fai, ci metti il cuore, ci metti la passione. Prima parlavamo del più e del meno, stavamo facendo altri discorsi, e spesso e volentieri esce fuori che tu, quando fai le cose, non le fai per un ritorno economico, lo fai perché te le senti di fare, e questa è una grande differenza con il mondo del calcio. Ti senti anche un precursore, vuoi essere anche precursore di un modo di intendere, di raccontare il calcio anche in maniera diversa, ritornare un po' alla passione di una volta? Ma io penso che lo devi tenere dentro, io questo ce l'ho, perché il mio motto è quello, ve lo dico sinceramente con tutto il cuore, i soldi non contano niente per me nella vita, ma conta essere ricordato, raccontato quando non ci sei più. Questa è la cosa più bella. È vero, è assolutamente vero. Un'ultima domanda, è quasi il momento della torta. È stata una serata
che solitamente non si vive, no, in zona, con una cena, con i premiati, con la stampa e poi una torta a significare che cosa? Con il simbolo di You Channel. Raccontaci che cosa è stato per te You Channel quest'anno. È stata una novità, è stata qualcosa che voglio dire della gente, perché non è stato solo riguardo lo sport, sapete, trasmissioni, appuntamento al bar e quant'altro. E poi ho incontrato bellissima gente, poi man mano percorrendo la strada, diciamo, del web, incontrando belle persone come voi, giornalisti e quant'altro, e vi ringrazio di avermi portato nel mondo, diciamo, del giornalismo, ma io mi ritengo sempre umile, un umile cittadino al servizio della gente. Siamo noi a ringraziare te, grazie Antonio. Grazie a voi. Siamo alla fine della serata celebrativa di gala per You Channel con due protagonisti del Tricalcio, un po' di vino ci ha dato anche un po' la testa, ottimo tra l'altro il vino. È una sola cosa, lui è il corto e io sono il colto. Ah ecco, c'è una consonante che è differenza. Sì, sì. Questo dovevi dire. Sì. Allora siamo con Mario Mariniello e Stefano Rossini. Stefano Rossini, votato miglior calciatore della promozione girone D, partiamo da lui. Non giocando il girone di ritorno. Non giocando il girone di ritorno, giocandolo poco perché è stato leggermente infortunato. È difficilissimo fare questa intervista a Stefano. Allora, Stefano, con la sciarpa di Litri, ormai sono più stagioni che giochi con Litri, che cosa ti senti di dire a margine di questa serata e del premio che hai ricevuto? Niente, che come ho già detto prima, è un premio che io riconosco e quindi ritengo come simbolico, nel senso che va condiviso con tutti i ragazzi, con tutta la società, gli autori di una stagione che è stata straordinaria, quindi la società, i tifosi, i miei compagni di squadra, perché se mi hanno permesso di vincere questo premio è anche un merito loro, e quindi va un po' suddiviso e condiviso con tutti al termine di una splendida serata. Organizzata ecco da You Channel, e quindi ringrazio tutti coloro che hanno reso ci hanno permesso di condividere una serata speciale, quindi grazie a tutti. Insomma, Mario Mariniello disturba non solo le difese avversarie. È un'intervista che bisogna un attimo sdrammatizzare un po' sull'annata. Ah, volevi sdrammatizzare? Sì, sdrammatizziamo. No, e lui dice, deve sempre fare il serio, sempre fare il serio. Ma è una partita seria. No, non serve. Allora, sdrammatizziamo. No, e lui ti parla. Ma chi guarderà l'intervista non sa che la serata è finita, cioè sta guardando l'intervista. Poi vogliamo drammatizzare, drammatizziamo, non hanno salutato all'inizio Mario Mariniello, l'avevamo scambiato anche per la divisa per un cameriere. Questo bisogna rivolgere il messaggio ad Erasmo. La colpa di chi è stato? Erasmo. Di Erasmo Lombardi di Perna, che io inviterei proprio a venire qui. Allora, Erasmo, io lo so, era voluto, perché insomma Mario Mariniello ha cominciato con l'Ausonia, non era ben voluto a Itri, è arrivato, insomma, così ha segnato quanti gol? 10 gol, pochi, 12 gol, pochi. Ma guarda, io stasera sono soddisfattissimo del fatto che ho proiettato delle foto di Mari con i capelli che gli arrivano sulla schiena, quindi insomma abbiamo fatto tanto, insomma, si è rivisto in una veste che probabilmente non si ricordava manco più lui. Infatti io ho detto: Mario, io non ti ho riconosciuto quando t'ho visto, perché nella mia mente tu sei ancora questo, perché insomma è un eterno ragazzo, dai, diciamo. Ti invito a restare qui, Antonio Salone, facciamo tutto come se fosse una finta diretta, vieni qui, vieni anche tu, perché qua Mario Mariniello vuole sdrammatizzare a fine serata. Sdrammatizzare che cosa poi alla fine? È stata una bellissima serata, ci siamo divertiti tutti, a testimonianza anche di coloro che sono appena andati via. Certo. Non ci credi ancora a questa serata? No, io voglio sdrammatizzare sulla parentesi Itri, visto che il nostro capitano dà sempre una serietà, anche quando magari potrebbe un attimo stare più tranquillo e sdrammatizzare sull'annata, capito? Troppo serio Stefano Rossini. No, Stefano Rossini è un grande, perciò e io sono culto. Stefano, allora a te l'ultima battuta. Ma Mario, oramai ci conosciamo da poco, da 4 mesi, da 5 mesi, però oramai mi ha conosciuto. Io sono questo, io sono il tipo serio, sempre equilibrato, che deve mantenere sempre il giusto aplomb, quindi mi conosce, però quando c'è da scherzare, da lanciare la frecciatina,
sono sempre il primo, quindi a lui il compito di sdrammatizzare sempre gli animi e quindi di fare insomma l'animatore dello spogliatoio. Ti va bene così? Chiudiamo qui? Va benissimo. Antonio, un'ultimissima battuta se vuoi. Ci vediamo l'anno prossimo. Forza Itri. Forza Itri, allora grazie a Stefano Rossini e a Mario Marinieri. Ciao, Vito.